Quando penso a un'auto blu, cioè non a un'auto di colore blu, ma a un'auto di Stato, penso a Maserati e penso a Ghibli. Perché? Perché è regale. 4,97 m, 1,94 m, 1,46 m d'altezza. Auto di Stato che porta in giro i nostri politici nel totale comfort. Vedete anche l'attenzione alla sicurezza che passa dalla telecamera per la frenata assistita d'emergenza. Mi piacciono moltissimo le nervature del cofano davanti, ragazzi, veramente delle linee straordinarie. Guardate la calandra, completamente simmetrica qui con il radar del cruise control adattivo. E ci sono anche le telecamere, le telecamere per i sensori, per il parcheggio e per la telecamera a 360 gradi. I gruppi ottici sono all'oxeno, le luci diurne naturalmente a LED, in taglio laterale vedete i cerchi da 20, c'è l'ingresso keyless e soprattutto c'è una chiave che, quanto peserà Andrea? 3-4 etti, no? Almeno 3-4 etti. Vediamo un po' come ci sto a bordo, mi ci devo calare perché naturalmente 1,46 m d'altezza, che cosa speravate? Però c'è da dire che ho tutti i comandi del sedile elettrici, ho anche la protezione lombare tra le altre cose e soprattutto la possibilità di memorizzare la posizione del mio sedile. Il volante anch'esso può essere impostato in altezza e in profondità elettricamente e devo dire che nonostante la corona sia abbastanza abbondante io sto abbastanza comodo, soprattutto perché vedete questo tunnel non viene giù dritto, viene tagliato e quando io sono stanco dopo aver guidato chilometri su chilometri vado agilmente ad allargare la gamba e non trovo nessun angolo che mi tagli il menisco, straordinario. Vi faccio vedere un'altra cosa. Qui c'è il portacellulare. Portacellulare estraibile, però se lo tiro fuori non ho proprio il cassettino. Insomma, scelto un po' così e vediamo che non sono le uniche a farci dubitare, però il senso premium c'è. Dietro che cos'altro mi fa dubitare? Mi fa dubitare che possa salire qualcuno. Perché? Perché lo spazio è quello che è. Anzi, a dire la verità, ragazzi, lo spazio proprio non c'è. Ma se io prendo il sedile davanti, che è già impostato sull'altezza di Andrea, e vado a cercare di salire, sì, devo dire di essere abbastanza comodo. Ho anche la possibilità di gestirmi tutte le bocchette dell'aria condizionata per trovare il giusto comfort su un viaggio lungo. E questo diesel di chilometri mi consente di farne. Vedete gli agganci Isofix? Sono abbastanza comodi, anzi direi molto comodi, facilmente raggiungibili tramite questa apertura in plastica. Tra l'altro il nostro bambino potrà restare riscaldato grazie alla possibilità appunto di riscaldare questi sedili. E dietro c'è anche la tendina parasole per togliermi d'impaccio quando il caldo fuori è tanto. Doppi vetri, non ve li ho fatti vedere, ma ci sono. Taglio posteriore con neanche due scarichi, quattro scarichi. Una linea bellissima, potrebbe essere manuale questo bagagliaio? Invece no, è elettrico. Diciamo che forse non serve, però è una cosa in più che aiuta sempre. 500 sono i litri di capacità di questo bagagliaio, che è molto 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 profondo. Ho una piccola reticella per andare a nascondere, anzi a inserire gli oggetti in modo tale che non ballino nel mio bagagliaio. Vediamo un po' cosa c'è sotto. Il kit di riparazione dello pneumatico, che lascia uno spazio marginale per ulteriori elementi. Posso non soltanto chiudere il bagagliaio, posso anche chiudere le serrature. Io adesso non vorrei restare fuori, tanto la chiave in tasca, però chiudiamo soltanto il bagagliaio e andiamo insieme ad Andrea a provare questa Maserati Ghibli. Caro Luca, siamo al volante finalmente di una Maserati Ghibli versione turbo diesel. Perché... E tu da poco hai guidato una Maserati, caro Andrea? Sì, la Gran Turismo, che però era benzina, era un vuoto, un 5000 aspirato, gran motore, però questo 3000 da 275 cavalli, c'è anche versione 250, 600 Nm di coppia, tira sull'asfalto quando acceleri, devo dire che fa un bel rumore. Fa un bel rumore, tira sull'asfalto come dicevi tu. Però ho sempre il dubbio della dicotomia, cioè nella stessa frase leggere Maserati e leggere diesel, era insomma un po' come leggere Porsche e leggere diesel, insomma mi viene un attimo di irritazione. Però, sì, però qua il rumore, il tuning del rumore non è male e si risparmia un pochino sui consumi e il bip bip che hai sentito è il fastidiosissimo avvertimento della carreggiata che bippa e basta. Pigro ma fastidioso. Pigro ma fastidioso e si può togliere tra l'altro solamente smanettando qua nell'infotemi, quindi non è neanche immediato da mettere e da togliere. Ma bando alle ciance, iniziamo a parlare di dinamica di guida. Parliamone. Volante enorme, guarda che diametro questa corona, veramente grandissimo. Sembra quello di uno Scania. Esatto. 18 tonnellate. Però è abbastanza diretto, non direttissimo. Noi scendiamo da una Giulia che ha lo sterzo molto più diretto, però è abbastanza preciso. Controlli sulla sinistra, quelli del Cruise, che finalmente è adattivo e soprattutto arriva fino a 0 km orari, funziona bene. E sulla destra invece quelli dell'infotainment, insomma, quella cosa che abbiamo là davanti.
parli un po' del cambio che è lo ZF 8 rapporti. Non te ne parlo del cambio perché non sono praticamente riuscito a utilizzarlo, cercando di schiacciare questo pulsante dietro. È un po' difficile da capire. Mi sembrava un cretino. Allora, il manuale, perché non va a destra a sinistra, va solamente avanti e indietro. Esatto. Il manuale si inserisce o spostandolo avanti e indietro, e adesso ho messo in manuale, si può anche cliccare il pulsantino per mettere in manuale. Tra l'altro ti metto anche in sport perché abbiamo la rotatoria. Tra l'altro in sport senti il sound come migliora, come senza fa più. Ma è drogato il sound, secondo te? Aspetta. Guarda, mamma mia, guarda, hai visto? È molto divertente. È molto divertente, tanta coppia. Ho tenuto la marcia bassa e senti come spinge. Se tu mantieni i giri del motore intorno tra i 2000 e i 3005, è veramente sempre tanta, tanta spinta. Tanta tenuta di strada, sospensioni rigide, perché sono rigide, però sul pavé non sono neanche troppo scomode. Ma no, poi molto lo fanno i sedili, voglio dire che sono secondo me perfetti con questa pelle di grande qualità, la stessa pelle che si ritrova sulla plancia, però andiamo con ordine. Ti dico una cosa sullo sterzo, vai. Lo sterzo l'avrei voluto più duro, servo sterzo più duro, ad alte velocità, magari in modalità sport, visto che c'è il selettore delle modalità di guida. Porca miseria, ma fammelo un po' più duro, tirami fuori il DNA Maserati, dai, dai! Hai ragione, perché questo tasto sport non è che cambi poi tantissimo. Non sportizza troppo. Non sportizza troppo, proprio fatto due anime un pochino più diverse, da Cumenda quando la usi in città così e da... Esatto, da Cumenda però io metterei in increase control efficiency. Esatto, che migliora anche tutto ciò che riguarda. Però anche qua non cambia tantissimo. Cioè, alla fine questi pulsanti ti costano un sacco perché la modalità sport non è di serie, comprese le palette idrovolante che sono secondo me molto belle in alluminio. Una piccola cosa sul cambio. Prego. È molto veloce? Molto. La cambiata si sente. Eppure essendo un automatico, secondo me non fa rimpiangere doppia frizione, mi è piaciuto il cambio. Non fa rimpiangere doppia frizione, per i pad l'avete già visto in fase di presentazione quale problema io abbia con le mie manone alla Gianni Morandi. Io no, sono comodissimo, ma sai perché hai quel problema? Perché il volante è ripreso un po' da quelli del gruppo FCA, quindi ha anche dietro i comandi per l'infotainment, per alzare il volume, abbassarlo, per cambiare la traccia, e quindi devi infilarti tra volante e paletta. Io con le mani piccole ci passo tranquillamente, tu in effetti fai un po' fatica. Sì, ma se io sto cambiando la canzone perché mi sta sulle scatole Toto Cutugno e voglio mettere Albano, o Despacito, basta. Cioè, devo uscire con la mano perché magari davanti devo sfanalare uno o mettere una freccia e devo andare a prendere lì comando giusto, insomma, Andrea, non comodissimo. Dai, di cosa stiamo parlando? Non comodissimo. In città l'ho trovata un pochino brusca di freno. Il freno è molto sensibile, aggredisce tanto. In città troppo, cioè freni e un pochino sballottoli se non stai molto attento a come dosi il pedale. Quindi bisogna stare concentrati in città per non far venire un pochino di nausea al passeggero. Esatto. Sedili sì, elettrici come dicevi tu, comodissimi, anche riscaldati. Della plancia parliamo dopo, dimmi le prestazioni. Anche che qua siamo, caro Andrea, che qua siamo alla prova di accelerazione e frenata. Allora, da 0 a 100 in 6 secondi e 7 la velocità massima è 240 km/h. Tra l'altro è entrato lo start and stop che funziona bene, entra quasi sempre. Aspetta che prendo un ventaglio. Mettiamo in sport, sì, perché quando si spegne il motore il compressore della climatizzazione muore dopo 10 secondi che in macchina fa caldissimo. Mettiamo in manuale, quindi siamo sport, manuale, prima marcia, giù tutto l'acceleratore, mollo, vai! La coppia si sente, le ruote hanno patinato, il rumore secondo me è molto molto bello, però anche in manuale la marcia viene cambiata. La Peppa, no vabbè, ma dai, ho sbagliato io, sono arrivato troppo veloce. Mi ero perché mi ero un pochino distratto parlando e siamo arrivati a quel 20% in più rispetto alla velocità standard che hanno fatto la differenza sulla frenata, che è sembrata lunga, in realtà la frenata c'è su questa macchina. La frenata c'è, grisce, scusami. Trovo lo sport, così fa un po' meno rumore. Volevo ascoltare il rimbalzo sul dosso, devo dire che complici di questi stili di cui abbiamo già parlato, smorza, non abbiamo bene. Meno problema. Sospensioni che si possono irrigidire per quanto riguarda lo smorzamento con questo pulsante. Dicevo del cambio, che anche in manuale il limitatore cambia, questo non mi piace. No good. Luca, lascia a te la disamina dei materiali, della sensazione premium e della plancia, così l'hai detto tu. Allora, cari ragazzi, la sensazione premium passa dagli inserti in pelle. Sembra di avere davanti una borsa di Bottega Veneta o di qualsiasi altra griff di qualità per quanto riguarda gli accessori femminili. Passa naturalmente dai sedili, passa dagli inserti in pelle che ci sono sulle portiere,
oppure quelli che vanno a coprire il quadro strumenti, però non passa. E c'è un però, c'è un però grande, come, grande come un grattacielo, grande come il bosco verticale. Abbiamo l'utilizzo di plastiche che anche alla prima occhiata, caro Andrea, sembrano una caduta di stile rispetto a Mario, che del premium dovrebbe fare il suo cavallo di battaglia. Luca, se noi avessimo iniziato questa recensione con un'inquadratura qua, così, qua, e con la domanda che macchina è, esatto, questa plastica non si può né vedere né sentire. Potremmo organizzare dei trivia sui social network. Ma poi voglio dire, ma la plasticaccia, mettila da delle parti dove non si vede sempre. Qua l'occhio cade sempre. Io che ho speso 90.000 euro, mamma quanto mi girano le scatole questi tagli nella plastica fatti male. Questo, ecco, specchietto tu già eri risentito dal, esatto, bordo dello specchiettone. Ma Luca, qua, la plastica che c'è qua, dove c'è la bocchetta della reazione che spanna il vetro laterale, cioè è tagliata male, è proprio fatto male lo stampo. È proprio brutto, ma guarda poi Andrea, guarda. È tagliato male, t'ho detto. Sì, ma anche l'infotainment, che comunque non è male in sé, però avendolo già visto su Fremont, su praticamente tutte le vetture del gruppo FCA, qua mi sarei aspettato qualcosa in più, e non solamente una grafica e dei colori diversi. Esatto, mi piace la dimensione perché comunque è abbastanza ampio, capacitivo, funziona anche abbastanza bene, eccetera, c'è la doppia eccetera, rotella, quella sopra per spostarsi, però è touch, magari, ecco, anche un po' inutile, magari non benissimo, e questa qua rotella, per alzare e abbassare il volume, è caldo, sì, anche secondo me non è, accendi, fa caldo. È caldo perché siamo start and stop, accendi, e quindi devo mollare il pedale da freno, ok? Grazie. Perfetto, ti metto la retromarcia se riesco. Se ce la fai, bravo. Perché vi faccio vedere che comunque c'è la vista 360 fatta bene, anche lo Stitch, non mi è spiaciuto, e possiamo anche andare a zoom o scegliere quale telecamera utilizzare. Ecco, quando andiamo a zoomare la qualità scende un po', perché scende un pochino la definizione, banalmente. Rimettiamo in drive. Comunque è lo stesso problema che ha Lexus, che è il brand lusso di Toyota, che poi in realtà a livello infotainment mi mette di un sistema, magari con qualche piccola differenza, soprattutto nella variazione cromatica, però poi dal punto di vista funzionale, mannaggia, siamo sempre lì. Io penso a Uconnect, penso al sistema infotainment di un brand che non è premium, FCA non è premium, nella declinazione premium, Maserati dovrebbe essere un'altra, dovrebbe cosa, essere un'altra. 40 km orari, ci arrivo subito, sono in terza marcia, questa prova dobbiamo farla per contratto, ma in realtà io schiaccio e sono a 50, cioè subito, quindi è uno dei punti, esatto, che dobbiamo sviscerare, naturalmente, senza, cioè, saranno gli altri 9, li vedremo, altri 9 li vedremo poi prossimamente, certo, forse. Tanti vani, mi è piaciuto, qua c'è, bravo, il vano per le bibite, qua c'è un altro vano, il cassetto qua è enorme, refrigerato con la presa per la corrente, qua c'è l'ausiliario, l'USB, la SD, il posto per mettere il cellulare qua, non più grande di 5 pollici perché non è tanto grande, però potete mettere in uno degli altri vani. Climatizzatore, ve ne abbiamo parlato prima, l'unico problema è quello dello start and stop, perché per il resto funziona bene, vi surgela se la macchina è molto calda, arriva a temperatura rapidissimamente, mi è piaciuto. Sistemi elettronici di aiuto alla guida della cruise attivo, detto l'assistente della corsia, abbiamo perso la telecamera, Andrea, detto, la telecamera esterna abbiamo perso. No, davvero? No, Andrea, non c'è più la telecamera. No! Torniamo indietro. Torno indietro, direi, tu che dici? Salvata la telecamera, amici. Bene, possiamo ripartire. Abbiamo il sensore dell'angolo cieco, non si vede tantissimo, è là fuori sullo specchietto, però c'è, e questa cosa non mi dispiace assolutamente. Luca, parliamo di consumi, che sul diesel dovrebbero essere il punto forte, di prezzi. Allora, i consumi, Andrea, comunque abbiamo una macchina molto spinta, quindi in città non saliamo oltre i 9 km con un litro di gasolio, saliamo invece intorno ai 12 al limite autostradali, saliamo a 15 intorno ai 110. Ha senso secondo te comprare una Maserati diesel, no, con dei consumi, no, che comunque non sono stra eccezionali? No. Ma tra l'altro mi chiedo chi dovrebbe chi la compra diesel? Forse chi vuole avere un tridente sulla calandra anteriore, vuole una macchina comunque che in società fa la sua figura, fuori secondo me esteticamente è stupenda. Le Maserati hanno delle linee senza tempo, è incredibile. Questa macchina non è freschissima, è stata disegnata ormai un po' di tempo fa, eppure è molto bella. Poi questo diesel a me piace, coppia in basso, tira tantissimo, spinge quando hai bisogno anche in autostrada di effettuare un sorpasso, anche la ripresa è veramente interessante. Boh, non lo so, però anch'io la comprerei a benzina. Bravo. Io la comprerei. Esatto, forse se ti racconti i prezzi, costa. Se ti racconti i prezzi magari no. Allora, partiamo da circa 68.800 euro, vado a prendermi il mio solito bigino elettronico perché ci sono 250.000 optional che vi abbiamo già raccontato, ma di quale adesso vediamo una quotazione economica. Il Blue Emozione 1200, caro Andrea. Bello, molto bello come valore.
ecco, 1.200 magari li spendo anche. Non spenderei forse 6.000 euro per il Pack Sport, sospensione e controllo elettronico dello smorzamento, le palette al volante, pad. No, che perché le palette sono, per te sono scomode, lo Sport cambia poco il carattere della vettura, quindi questi possono risparmiare. Il Pack Driver Assist con cruise adattivo, questo angolo sì, cieco e cam a 360, 3.230. Un po' caruccio come accessorio, ma ci sta. C'è una cosa più cara, i sedili riscaldabili, rinfrescabili, uniti al navigatore. Come mai uniti al navigatore? È un pack così. 2.500 euro. Però io li prenderei perché il sedile è veramente comodo così, rinfrescato, sì, in pelle, veramente... Vabbè, ma a parte da 70.000, 2.000 sono pochi, insomma, la vettura su cui siamo seduti costa quasi 90.000 euro e se esteticamente è fantastica, dinamica di guida molto buona comunque, anche se in città qualche problemuccio dovuto alla sincronizzazione freno, start and stop e diciamo sospensioni, dentro avrebbe bisogno di una gran bella rinfrescata e di un'attenzione maggiore a quei dettagli che fanno premium, perché non basta il marchio, non basta la dinamica di guida al giorno d'oggi secondo me per fare premium. Quando entri in questa vettura alcuni particolari sono proprio cadute di stile. Sono d'accordo con te, un conto è se è una macchina da 15.000 euro sulla quale puoi chiudere gli occhi su determinate scelte non soltanto stilistiche ma anche di materiale di composizione. Invece qui le virgole sono quelle cose che io andrei a guardare su una macchina con questo prezzo. Ma anche perché non è la Gran Turismo che accendi e quel sound del motore, le prestazioni dell'aspirato, ti fanno dimenticare tutto quello che hai davanti. Esatto, è pure diesel. Questa è una vettura che guidi, che usi, è diesel, quindi ci fai tanti chilometri, quindi l'attenzione al dettaglio qua conta secondo me. Vabbè. Esatto, e voi cosa ne pensate? Fate sapere la vostra, YouTube, Facebook, automoto.it, dove volete. Ciao. Telecamera salve. Non male.